Gran fratello. Anita senza filtri su Beatrice e Signorini. Finalmente esce allo scoperto. La sua versione. L'ex GFina ha risposto a varie domande dei fan sull'edizione appena conclusa del Grande Fratello. Cosa ha detto sul conduttore e sulla sua rivale? Anita Olivieri si racconta dopo l'esperienza al Grande Fratello. Nella giornata di ieri l'ex GFina ha risposto a numerosissime domande dei fan sulla sua avventura nella casa più spiata d'Italia, facendo chiarezza su molte questioni rimaste in sospeso. L'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini, in particolare, ha voluto spiegare una volta per tutte il suo rapporto con il conduttore, che secondo molti appassionati nutriva una certa antipatia nei suoi confronti, e con la sua rivale di questa edizione Beatrice Luzzi. Scopriamo cosa ha detto. Grande Fratello, Anita Olivieri e il rapporto con Alfonso Signorini. Nella giornata di ieri, come detto, Anita Olivieri ha aperto un box dedicato alle domande dei fan tra le sue storie su Instagram con l'obiettivo di chiarire alcuni punti sulla sua recente esperienza al Grande Fratello. Non sono mancate, ovviamente, alcune questioni spinose sollevate dagli hater o dai più curiosi. Dopo aver parlato della sua presunta relazione con uno degli autori del GF e aver spiegato quanto successo sui social con la vincitrice Perla Vatiero, Anita ha parlato per la prima volta anche di Alfonso Signorini. Nel corso di tutta la 17ª edizione del reality, il rapporto tra il conduttore e la GFina è stato sotto la lente di ingrandimento. Alcuni comportamenti ambigui di Signorini avevano addirittura portato gli appassionati a pensare a una presunta antipatia nei confronti di Anita, incalzata dai fan. Quest'ultima ha voluto fare chiarezza. Penso che se le cose nella vita capitano proprio a te, anche se a volte sono cose difficili, è perché tu le puoi reggere. Io ho iniziato a pensare che se le cose sono capitate a me e io sono stata messa sotto una certa pressione, diciamo, è perché evidentemente le posso reggere e le posso gestire. Sono una persona in grado di uscirne. Questo è quella che mi sono sempre detta nei momenti di difficoltà. L'ex GFina ha poi continuato. Ho 26 anni, possono essere tanti, possono essere pochi, ma penso di avere tutta la vita davanti e sono molto felice della persona che sono nei pregi e nei difetti, perché so di aver lavorato tanto su di me. Ne ho prese tante nella vita, ma se succedono le cose c'è un motivo. Le parole su Beatrice Luzzi. Tra la curiosità dei fan, ovviamente, non sono mancate neanche domande relative al rapporto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, grandi rivali di questa edizione del Grande Fratello appena conclusa. Rispetto alle ultime uscite, Anita sembra aver voluto fare un passo indietro e seppellire l'ascia di guerra. Riguardo al futuro, infatti, l'ex GFina non ha escluso una riappacificazione. Penso che fuori dalla casa sia tutto più fattibile. Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse.